Tan. Ciao a tutti amici di Seduti a Svapare, bentornati in questo nuovo video. Come potete vedere siamo sempre noi, Seduti a Svapare, a.k.a. Lorenz e Carmenuzzi. Come sempre questo video è fatto in collaborazione con Vape Company Pescara. Trovate il link del loro profilo Instagram in descrizione. Io vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un like. Oggi siamo qui per la recensione di un altro liquido. Un liquido di un'azienda che non avevamo mai visto, non avevamo mai, più che altro non ne avevamo mai parlato sul canale. Abbiamo provato noi degli aromi, okay. Quindi oggi proveremo un loro Shot Series. Shot Series, come vi abbiamo già spiegato, avete 20 ml di aroma che andrete a diluire nella vostra base. Quindi prendete la boccia che vi danno loro da 60 ml e che ha 20 ml di aroma concentrato e gli andate a buttare 40 ml di base come preferite. Questo liquido è un liquido che sa di, ce lo dice Carminuz, Wild Fine Tobacco and, che c'è scritto sopra la scatola, che sono stato molto attento, Wild Fine Tobacco e and niente inglese, è uva caramellata. Vabbè, è un mix di tabacchi pregiati e uva caramellata. Esatto. La confezione è questa. Allora, la grafica non mi piace per niente. Cioè, mi ricorda tipo le tovaglie che trovate a casa delle nonne quando andate là per il cenone di Natale. A me invece fa ricordare il circo, devo dire che mi piaciucchia. Ci sta, è tranquilla. Sì, vabbè, comunque non giudichiamo il liquido dalla copertina. E questo liquido si chiama Muscat. Dreammods è un'azienda siciliana e principalmente è conosciuta dai vapers per i suoi aromi da 10 ml. E questi sono gli shot che ha presentato in fiera al Vape Italy. E giustamente, mo, vediamo un po' come se ci interessano un po' di più, magari portiamo anche qualche altro video su... Questa è la linea tabaccosa, perché ha cacciato proprio in diverse linee questi shot nuovi e secondo me potrebbero essere molto interessanti, perché comunque gli aromi sono sempre stati, almeno a me, sono piaciuti. A me non sono mai piaciuti gli aromi, però adesso vediamo. Quindi apriamo la confezione e aprendola abbiamo subito la nostra boccia da 60 ml, già riempita, ha macerato quanto tempo l'hai fatto? Beh, più o meno 5-6 giorni è stato. Perfetto. La grafica che sta sulla boccia ricorda la grafica che sta sulla scatola. E vabbè, con tutte le scritte Muscat, Made in Italy, L'andremo a provare su due atomizzatori Adali e Speed Revolution. Parte gli scherzi, lo proveremo su questi due atomizzatori, quindi un tiro da flavor e un tiro di guancio. E che dire, iniziamo? Proviamo questo. Provo il fattino. Proviamo, sì, è vero, proviamo l'odore, vediamo. Proviamo l'odore. Sentiamo l'odore. Allora, dall'odore è dolce, molto. Si sente soltanto il dolce. Io è arrivata proprio una notina pure qua. Di ragazza... No, ti giuro. Cosa c'è? Niente. Cosa... Dall'odore è dolce, non è... ricorda la Big Bubble. Però vediamo. Io intanto lo drippo. Mo cade il... Lo facciamo anche i tecnicismi, aspettate un attimo. Sì, a me ricorda la Big Bubble, però quella viola.
Perché giustamente è quella all'uva. Sì. Oh, non è male. Ma io non lo so perché, secondo me questo da flavor. E infatti. Infatti adesso. Allora, 35,5 watt, 0,52. Dai, svapa, cazzo. Devo Svapa. spiegare. Dammi lì. Io sono esterrefatto. Sono esterrefatto, porca di quella. Non lo voglio dire. È buonissimo. Non è male. Però Conosco un se devo sacco. dire la verità, io in cioè su questo atomizzatore, quindi in tiro di guancia, ci sento soltanto l'uva. Ci sento soltanto l'uva che non è male, come ho già detto, però avrei preferito sentirci il tabacco. Io invece ti dirò che il tabacco qua lo senti e lo senti al ritorno quando espiri, soprattutto se espiri dal naso, e ti ritorna praticamente dietro le papille, cioè all'inizio senti proprio la botta d'uva sulla lingua, proprio sulla punta della lingua, e poi ti scende piano piano il tabacco che è molto leggero in verità. Secondo me anche dal colore del liquido. Sì, è vero. Hanno usato tabacchi abbastanza biondi, penso che qui ci sia del Virgin. Virginia Black Cavendish. Notate quanto spara forte la coi. Attenzione. Quindi sullo spit. Non è male, me lo svaperei, Però però. secondo me, Fammelo fidati. provare, vai. C'è Fidati di me. il ridrippo, due gocce. No, no, non serve perché sennò secondo me l'allaghi. Qua è Buono, diverso. buono. È totalmente diverso. È vero, però, qua esce più secco. Là sembra più fruttato. Non capisco È perché. vero. È vero. Ma non è male qua. Cazzo. Buono, eh? Secondo me mi ha sbalordito. Da flavor mi ha veramente sbalordito. Mi è piaciuto tantissimo. Perché c'ha pure quella dolcezza che non è troppo, è proprio il giusto. Cioè, non è. E Non è per niente male. poi secondo me estivo ci sta pure. Perché comunque un tabacco fruttato, per chi ama i tabacchi, secondo me va preciso. Complimenti a Dreamoz. Guarda, anche sullo speed non è. Non è male, però non si sente quel tabacco, cioè il tabacco, il mix di tabacchi pregiati che c'è scritto, però. No, non è che non si sente, sai, che io qua il tabacco lo tira fuori di più da là, però lo tira fuori in maniera diversa, cioè lo tira fuori all'espirazione, quindi tu quando espiri ti lascia poi il retrogusto di frutta. Diciamo che è diverso proprio il tipo di calibrazione. Però io ti devo dire, Non è male. secondo me pure la guancia, no, è veramente un buon liquido. Mi ha fatto centro totale, piace tantissimo. Non vorrei bestemmiare, però un pelo, secondo me, tira vicino al passito della tabaccheria. Pelo pelo. Guarda, io passito della tabaccheria non me lo ricordo perché l'abbiamo provato soltanto in fiera. Però, boh. Vabbè, il passito è stato molto più secco, io me lo ricordo, cioè era Cioè, molto si più sentiva secco, più il sì. tabacco che. È chiaro, è chiaro. Però, vabbè, la tabaccheria. Sì, ma perché Dici, sono due aziende diverse, con due aziende completamente diverse. Dreamoz lavora molto sui cremosi e sui fruttati, quindi è chiaro che col tabacco, Ha diciamo. fatto anche la linea tabaccosa, Sì. eh? Sempre dei tabacchi aromatizzati alla frutta, però ha fatto Ha anche fatto anche tabacchi singoli. la. Ad esempio, sì, il perbacco è un tabacco singolo. Però devo dire che qui c'è proprio la concezione, mi piace perché è all day. Io ho continuato a svapare tranquillamente.
Ed è anche un blando giusto, come dire. Cioè, perché qua lo sento un po' blandino. Per dirti, là è più forte e tenderei forse a staccare, potrebbe succedere. Però è difficile. Comunque, all day lo direi anche Sì, lì. sì, sì, sì. Sì, Cioè, è dai, all day. Abbastanza all day. un buon liquido, buonissimo liquido. Ragazzi, noi non abbiamo nient'altro da dire. Questo liquido ci è piaciuto. Complimenti di nuovo a Dremons. E proveremo sicuramente qualche altro loro liquido e ve lo porteremo sul canale. Come ho detto all'inizio del video, iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate, condividete, seguite Vape Company su Instagram, link del loro profilo Instagram in descrizione. Vi lascio in descrizione anche il link della petizione di Vaping is not tobacco, che è una petizione che serve per distinguere i danni che provoca il fumo della sigaretta tradizionale dalla sigaretta elettronica, fondamentalmente. Fondamentalmente vogliono togliere, eliminare completamente il monopolio sulle sigarette elettroniche perché la sigaretta normale e la sigaretta elettronica sono due cose completamente diverse. Esatto. E la sigaretta elettronica serve per smettere di fumare. Non abbiate paura, non siate timidi, andate a firmare questa petizione perché, è veramente molto importante e ne risentirà tutto il settore. Esatto. Quindi andate in descrizione. Noi vi salutiamo e ci vediamo il prossimo mercoledì alle 3:30 sul canale. Ciao ragazzi.